Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro di Sinistra Classe Rivoluzione. Oggi parliamo di un periodo storico, quello che va dai primi anni del Novecento fino al Biennio Rosso, quindi 1919-1920. Questo periodo fu caratterizzato, oltre che dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale, dall'ascesa delle lotte operaie e dalla conseguente nascita delle prime organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Le organizzazioni di tipo sindacali esistenti fino a quel periodo, quindi all'inizio del Novecento, erano le società di mutuo soccorso, organizzazioni nate alla metà del secolo precedente, quindi nella seconda metà dell'Ottocento. Queste organizzazioni erano egemonizzate dai repubblicani mazziniani, che rifiutavano il concetto di lotta di classe. Per loro lo sciopero era semplicemente uno strumento di pressione dei lavoratori verso i padroni per ottenere miglioramenti salariali o più in generale miglioramenti nelle condizioni di lavoro. Per cui per loro non era, lo sciopero non era uno strumento con cui i lavoratori potessero esercitare il proprio potere all'interno delle fabbriche e più in generale all'interno della società. Nella sostanza la loro politica era una politica di collaborazione tra le classi piuttosto che una politica di conflitto di classi. I primi anni del Novecento furono caratterizzati da un rapido sviluppo dell'industria e di conseguenza da un rapido sviluppo della classe operaia. La giovane borghesia italiana tentava in quel periodo di farsi largo nel mercato europeo e nel mercato mondiale che erano già egemonizzati dall'imperialismo britannico, dall'imperialismo francese e in parte dall'imperialismo tedesco. Per queste ragioni, nonostante fosse una fase di espansione economica, i padroni erano restii a fare delle concessioni ai lavoratori, proprio perché dovevano competere sui mercati con altre potenze imperialiste. Questo portò all'acuirsi, all'accendersi del conflitto di classe nel nostro paese e questo chiaramente metteva a nudo tutti i limiti delle politiche di collaborazione di classe delle società di mutuo soccorso. Fu proprio quindi in questi primi anni del Novecento, in particolare tra il 1901 e il 1904, che nacquero infatti le principali federazioni di categoria, anche se alcune erano già nate alla fine dell'Ottocento, ma in questo periodo, in questi anni tra il 1901 e il 1904, nacquero le principali federazioni di categoria, tra cui appunto quella dei metallurgici, e cioè la FIOM. Inizialmente queste federazioni di categoria erano in grado di organizzare solamente una piccola minoranza di lavoratori che andava tra il 5 e il 10%, con qualche eccezione in alcune categorie, come ad esempio quella dei ferrovieri, in cui si superava anche il 50%. A dare un contributo alla nascita delle federazioni di categoria fu sicuramente anche la crescente coscienza sindacale e politica tra i lavoratori, grazie anche allo sviluppo del Partito Socialista che era nato nel decennio precedente a Genova nel 1892. Ma furono soltanto le lotte dei primi anni del Novecento a permettere alle federazioni di categoria di fare un salto di qualità e aumentare considerevolmente il consenso e l'autorevolezza tra i lavoratori. Le lotte del 1901 furono in gran parte lotte spontanee e molto spesso le federazioni di categoria si trovavano ad aderire a scioperi autoconvocati spontaneamente dai lavoratori. In questi scioperi i lavoratori convocavano delle assemblee in cui veniva eletta una rappresentanza che veniva chiamata commissione. Questa commissione aveva il compito di trattare con,
di trattare con il padrone e decadeva alla fine della vertenza stessa. Presto però tra i lavoratori sorse l'esigenza, la necessità di garantire il rispetto degli accordi ottenuti durante gli scioperi e quindi di avere una rappresentanza stabile e permanente dentro i posti di lavoro, che avesse appunto il compito di vigilare sugli accordi strappati durante gli scioperi. Questo poneva chiaramente la questione proprio del potere all'interno delle fabbriche e infatti per questa ragione i padroni inizialmente si rifiutavano di riconoscere questi organismi, queste rappresentanze stabili che venivano chiamate commissioni interne. Fino a quando però sotto la pressione dei lavoratori, delle lotte operaie, i padroni furono costretti a riconoscere questi organismi, come nel 1902 alla Pirelli di Milano, in cui l'azienda accettò il riconoscimento di una commissione interna composta da 9 delegati votati ed eletti da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. Molti degli scioperi di questi anni riuscirono a strappare importanti concessioni per i lavoratori e questo chiaramente accresceva sempre di più l'esigenza e la domanda da parte dei lavoratori di un'organizzazione sindacale sempre più strutturata. Allo stesso tempo, in parallelo, i padroni non stavano a guardare. E infatti, anche se inizialmente erano stati colti di sorpresa dalla forza del movimento operaio, cominciarono ad organizzarsi a loro volta e infatti cominciarono a nascere le prime associazioni di industriali a livello provinciale, per arrivare poi negli anni successivi, e in particolare nel 1910, con la nascita della Confindustria a livello nazionale. La reazione dei padroni, cioè questa reazione dei padroni, diede quindi un'ulteriore spinta al movimento operaio e sindacale, che vide quindi la necessità di andare oltre la singola fabbrica e generalizzare le lotte. Questo processo e questa necessità portò quindi proprio la categoria dei metallurgici, quindi la FIOM, a promuovere la formazione di una confederazione che unisse tutte le varie categorie. E fu proprio così, su iniziativa della FIOM, che nel 1906 nacque la CGIL, con lo scopo appunto di unificare tutte le federazioni di categoria, che all'epoca erano organizzate anche a livello territoriale all'interno delle camere del lavoro, che appunto organizzavano tutte le varie federazioni di categoria, oltre che organizzazioni anche bracciantili. Le lotte operaie dei primi anni del Novecento permisero quindi al sindacato di superare i suoi limiti iniziali. Infatti, se nel 1901 tre quarti degli scioperanti non erano guidati dai sindacati, tre anni dopo, nel 1904, i tre quarti dei lavoratori che partecipavano agli scioperi erano invece organizzati dai sindacati. Furono quindi le lotte, spesso lotte spontanee, a spingere il sindacato oltre i suoi limiti iniziali. Il fatto che le organizzazioni sindacali fossero giovani non voleva dire automaticamente che fossero rivoluzionarie. Al contrario, invece, erano egemonizzate dalla destra riformista del Partito Socialista Italiano. Questi dirigenti, quindi i dirigenti riformisti del PSI, usavano la loro influenza sui lavoratori per frenare le lotte e mantenerle all'interno delle compatibilità capitalistiche. Per i riformisti le rivendicazioni operaie quindi dovevano essere compatibili con le esigenze delle aziende e non dovevano mai andare oltre appunto le compatibilità che il capitalismo imponeva. Questo avveniva nonostante la brutale repressione con cui il governo, all'epoca il governo Giolitti, rispondeva agli scioperi operai, sparando sui manifestanti.
Tra il 1901 e il 1905 furono 48 i lavoratori uccisi nelle manifestazioni e oltre 400 furono i feriti. Come disse Gramsci, il riformismo aveva agito come strumento della politica giolittiana. Questo a rimarcare appunto la politica di collaborazione di classe che guidava i dirigenti riformisti del Partito Socialista e della CGIL. Ma oltre alla componente riformista, che era maggioritaria all'interno della CGIL, era anche presente una forte componente di socialisti rivoluzionari, una componente di ispirazione anarchica. Anche se complessivamente questa componente era in minoranza a livello nazionale, in realtà in molte camere del lavoro, in varie città, era riuscita ad ottenere la maggioranza. Questo perché dava voce a molto dissenso che era presente nella base del sindacato, in polemica appunto con la direzione riformista. Sin dalla nascita della CGIL nel 1906, questa componente oscillò sempre per diversi anni tra la tendenza a conquistare la direzione del sindacato, standone al proprio interno, e la tendenza invece a fondare un proprio sindacato. Questo durò fino al 1912, quando i socialisti rivoluzionari decisero definitivamente di uscire dalla CGIL, fondando un proprio sindacato, e cioè l'Unione Sindacale Italiana. Al momento della scissione, anche altre categorie come i marittimi oppure i portuali uscirono dalla CGIL, però non aderirono al nuovo nato sindacato, cioè all'USI. La scissione quindi ebbe solamente effetti negativi. Da un lato portò alla frantumazione delle forze sindacali. La CGIL era nata proprio per riunificare tutte le varie forze sindacali, le varie categorie. Questa scissione portò ad una nuova frantumazione di queste forze. Dall'altro lato allontanò anche un settore di lavoratori avanzati, come potevano essere i marittimi e i portuali, dalla grande massa dei lavoratori. Se però i primi anni del Novecento furono caratterizzati da investimenti e da un'espansione industriale, gli anni successivi, in particolare quelli dal 1907 al 1913, furono invece un periodo di recessione che portò ad un calo dell'occupazione e ad un'offensiva, quindi ad un'offensiva da parte del padronato, che sfruttando la situazione economica era deciso a riprendersi tutto quello che i lavoratori avevano ottenuto nelle lotte degli anni in cui invece c'era stata un'espansione economica. E fu proprio in questo contesto di crisi economica e di offensiva del padronato che i socialisti rivoluzionari fecero la scissione dalla CGIL e nacque l'USI. Questa decisione portò l'USI ad isolarsi, portò i socialisti rivoluzionari ad isolarsi dalla grande massa dei lavoratori, tant'è vero che qualche anno prima, nel 1909, avevano tentato anche, dopo una prima uscita, avevano tentato di rientrare dentro la CGIL per poi riuscirne definitivamente nel 1912. La teoria che era alla base dell'USI, che negava la necessità per i lavoratori di un partito politico distinto dalle organizzazioni sindacali, impediva a questa organizzazione di intercettare la maggioranza dei lavoratori e soprattutto gli impedì di intercettarla negli anni successivi e soprattutto in quello che sarà il biennio rosso tra il 19 e il 20. Tant'è vero che la CGIL passò dai 250.000 iscritti del 1918 a oltre i 2 milioni e mezzo, ad oltre i 2 milioni del 1920, mentre l'USI raggiunse solamente la cifra dei 300.000 iscritti.
Nonostante questo, però, la direzione riformista della CGIL era del tutto incapace a resistere all'offensiva padronale degli anni della recessione. E si passò così da una sconfitta all'altra per la classe operaia. Allo stesso tempo, però, l'Unione Sindacale Italiana, pur rappresentando la radicalizzazione che era in atto in quegli anni nella classe operaia, non fu mai in grado di rappresentare una reale alternativa e porsi alla guida delle lotte, nonostante ad esempio nel 1913 si era giunto al punto più basso della crisi dei rapporti tra la CGIL e il movimento operaio, quando la CGIL si rifiutò di porsi alla testa dello sciopero generale del 1913 che era stato convocato dall'USI e che la CGIL contribuì appunto a farlo arenare. Per cui l'USI non riuscì mai a sfruttare questa debolezza appunto della CGIL. Questa era la dimostrazione che non è sufficiente avere un'organizzazione, ma ci vogliono poi anche dirigenti con un programma capace e all'altezza per trasformare la società. I riformisti questo non ce l'avevano, si limitavano a chiedere solamente quello che i padroni erano disposti a concedere. Nonostante questo, però, l'USI non riuscì mai a diventare una reale alternativa alla CGIL. Questa esperienza, a distanza anche di ormai di più di un secolo, è preziosa anche per tanti oggi attivisti sindacali che spesso promuovono e praticano scissioni con l'idea appunto di costruire sempre nuove organizzazioni sindacali. In questo contesto di radicalizzazione e di perdita di credibilità della CGIL tra i lavoratori, cominciò a svilupparsi all'interno della CGIL un'opposizione, a partire da una serie di camere del lavoro che si rifiutavano di disciplinarsi al volere del gruppo dirigente nazionale. Tra queste la principale fu la Camera del Lavoro di Milano, che divenne appunto un aggregatore, un punto di aggregazione di questa minoranza, che al congresso di Mantova del 1914, in un documento alternativo, esprimeva appunto la necessità di subordinare le pratiche dell'organizzazione, quindi le pratiche del sindacato e della CGIL, alla finalità rivoluzionaria del movimento operaio. Questo processo fu interrotto dall'entrata in guerra dell'Italia. La CGIL aveva minacciato, e diciamo che il movimento operaio si riprenderà definitivamente solamente dopo la fine della guerra. La CGIL aveva minacciato lo sciopero generale in caso di entrata in guerra dell'Italia, ma quando questo avvenne non fu fatto nulla e sostanzialmente la CGIL contribuì allo sforzo bellico facendo pagare alla classe operaia il prezzo della guerra imperialista. Un esempio di questo si ebbe quando nel 1914 esplose un movimento pre-insurrezionale ad Ancona, conosciuto che passò alla storia come la Settimana Rossa. Il 7 giugno si celebrava l'anniversario dello Statuto Albertino con una sfilata militare, una parata militare. Era prevista una contromanifestazione antimilitarista e antimonarchica e i manifestanti tentarono di forzare il blocco della polizia che impediva l'ingresso nelle vie centrali della città. A questo i carabinieri risposero uccidendo tre lavoratori. A quel punto esplose uno sciopero selvaggio, i ferrovieri e i portuali bloccarono rispettivamente la stazione e il porto per impedire che potessero arrivare nuovi rinforzi tra i militari, vennero assaltate le armerie e occupati i palazzi pubblici. Nei giorni successivi lo sciopero si diffuse in altre città e in diverse regioni dell'Italia.
I comitati rivoluzionari avevano anche il controllo di diverse zone del paese. In questo senso si trattò appunto di un movimento preinsurrezionale. A questo punto la CGIL, che inizialmente aveva sostenuto lo sciopero, lo revocò dopo 2 giorni, invitando i lavoratori a tornare al lavoro. A questo punto, senza una direzione e sempre più isolato, il movimento venne schiacciato nel sangue con 16 morti. Dopo una settimana, appunto, l'esercito aveva ormai ripreso il controllo. Rigola, che era il segretario in quel momento della CGIL, per giustificare la scelta fatta di revocare lo sciopero, disse che prolungare lo sciopero non poteva essere conveniente da nessun punto di vista. Per far capire ancora di più quanto fossero deteriorati ormai i rapporti tra la direzione del movimento operaio e i lavoratori stessi, basta ricordare alcune parole di D'Aragona, che fu segretario poi della CGIL, subito dopo la guerra. D'Aragona, disse: "Non potevamo girare per le vie di Milano senza essere accolti da fischi. Ci davano dei venduti, dei traditori." E questo era detto non dai sindacalisti rivoluzionari, ma da socialisti che conoscevamo. "Sono andato domenica a votare e quasi sono stato bastonato." Questo era il clima che si respirava e i rapporti che c'erano tra la direzione del sindacato, della CGIL e la classe operaia. Come conseguenza di questo, sia la CGIL sia il Partito Socialista Italiano infatti crollarono in quegli anni, crollarono nei consensi. Questo distacco tra i dirigenti sindacali e le masse fece sì che lì dove scoppiavano delle lotte, delle mobilitazioni, esse si sviluppavano al di fuori del controllo delle organizzazioni sindacali, come fu ad esempio nel caso della sommossa popolare di Torino dell'agosto del 1917, il cosiddetto sciopero del pane. Questo movimento nacque dalle donne che erano entrate nelle fabbriche per sostituire gli uomini che erano stati richiamati al fronte. Quando le donne trovarono i negozi chiusi e pattugliati dai carabinieri con scritto pane esaurito, esplose uno sciopero del tutto spontaneo che a partire da alcuni quartieri si estese a tutta la città. La classe operaia, guidata da cortei di donne, cominciò a saccheggiare negozi, caserme, persino delle chiese, e furono erette barricate in tutta la città. Torino fu dichiarata zona di guerra. La mobilitazione ormai era andata oltre le semplici rivendicazioni economiche, e cominciava ad abbracciare ormai anche rivendicazioni politiche, ed era diventata a tutti gli effetti una sommossa contro la guerra. I lavoratori a questo punto si riversarono davanti alla Camera del Lavoro alla ricerca di una guida nel sindacato, senza però trovarla, perché i dirigenti locali della CGIL erano del tutto incapaci e del tutto sprovvisti degli strumenti giusti per poter rispondere alle esigenze di questo movimento. Addirittura la CGIL nazionale voleva diffondere un manifesto per sconfessare e prendere le distanze da questo movimento, ma su pressione dei dirigenti locali non lo fecero. I dirigenti locali mandarono anche una delegazione a Milano per parlare con la CGIL nazionale, il PSI, per chiedere di estendere queste lotte anche in altre città, ma i dirigenti nazionali si rifiutarono. A questo punto, nell'assenza di una direzione, la protesta andò avanti per altri 4 giorni e assunse caratteristiche insurrezionali quando alcuni reparti dell'esercito che erano stati mandati per reprimere la lotta fraternizzarono con i lavoratori, consegnarono, come nel caso degli alpini, consegnarono i fucili ai lavoratori stessi, e i blindati venivano bloccati dalle donne, ad esempio, che ci si arrampicavano sopra.
A causa dei dirigenti riformisti della CGIL e del PSI, questa lotta rimase isolata e fu soffocata nel sangue, con 42 morti ufficiali, anche se i dati reali parlarono di oltre 500 vittime e migliaia di feriti. E fu proprio durante la repressione dello sciopero che CGIL e Partito Socialista Italiano diffusero volantini invitando i lavoratori a ritornare sul proprio posto di lavoro. Questo dava l'idea di quanto deteriorati fossero ormai i rapporti tra i lavoratori e i loro dirigenti verso la fine della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, grazie allo sviluppo industriale come conseguenza dello sforzo bellico e nonostante le sconfitte subite nel periodo precedente, la classe operaia, soprattutto in alcuni settori come quello metallurgico, si era rafforzata in termini numerici. E anche a causa della crisi economica che si era andata a creare subito dopo la guerra, questo creò le condizioni per l'esplosione di un nuovo conflitto di classe negli anni successivi. E infatti, dopo qualche anno, appunto nel biennio tra il 1919 e il 1920, ci fu quello che passò alla storia come biennio rosso. E questo sarà appunto oggetto di una prossima discussione. Grazie.